forse no, intanto non malata, ma da letto forse si trova più comoda a dirigere veramente dalla chiesa alla casa, chiamiamola casa, alla villa, generi poveretti, al figlio che invece è il più poco e a cui nasconde tutte le gaglioffate che fa. Dunque è stato un ruolo comodo perché ha letto, ecco. Poi è stato un ruolo abbastanza, come posso dire, anche speciale, perché è difficile fare l'industrialessa o qualcosa del genere da letto. Però, ecco, io volevo dire che è stato un piacere fare questo film per due ragioni. Che intanto io accetto sempre prima il regista, no, poi che c'è, leggo anche la sceneggiatura, non è che accetto il regista che viene senza niente. Dunque ho accettato Piero perché la dolcezza, la calma è rara in un ragazzo giovane, dunque sono stata sempre felice, sono vissuta in villa, cosa che non mi è dispiaciuto perché da piccola pensavo di essere un'attrice con villa, purtroppo non sono un'attrice di proprietà, ma da piccola non lo sapevo. Dunque Piero mi ha fatto vivere in villa, mangiare in villa, inutile dire stare a letto in villa, e soprattutto divertirmi in villa, perché stare con Neri Marcore vuol dire essere anche lì come spettatore, dunque uno che ha un cinema gratis, un film gratis, perché guardare Neri Marcore è veramente un sollazzo. Vabbè. Allora, intanto il problema invece è recitare con Neri Marcore per me, perché siccome lui mi fa ridere, poche sono le persone che mi fanno ridere. Basta, grazie. Allora finirò così dicendo che mi ha dato la possibilità anche di conoscere la mamma vera, che è di Neri Marcore, che io adoro e che lo dico ogni piezo spinto, la mamma è una campionessa di bocce, che ho avuto la fortuna di conoscere, ma non solo, che mi ha fatto vedere anche alcuni gesti di bocce che mi sembrava un lavoro, diciamo uno sport un po' maschilone, un po' così, invece con gentilezza questa signora che veramente mi è stata regalata e a cui sono un po' inferiore, ma non importa, se io sono una cattiva, la signora è una buona.